Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato al sopralluogo che ha fatto il Comitato Brenta Sicuro. Abbiamo con noi il sindaco di Camponogara, Gianpietro Menin, che Buongiorno. ha, buongiorno, grazie per essere qui con noi, che ha accolto il Comitato Brenta Sicuro per capire quali sono i danni provocati dall'alluvione e anche per parlare dell'idrovia, perché il territorio di Camponogara non è legato, non è toccato dal fiume Brenta, però in qualche modo confina con le zone legate alle alluvioni e quindi insomma in qualche modo i rischi ci sono ugualmente, no? Sì, sicuramente la preoccupazione dei cittadini, non solamente di Camponogara, ma di tutta l'area della Riviera del Brenta e del Piovese soprattutto, hanno la preoccupazione, sentono la preoccupazione del ritorno di quel dramma del 1966, che è stata l'alluvione. E pertanto si interrogano dicendo: è meglio prevenire che curare. Allora, il nostro Ecco, lavoro. perché è arrivata questa preoccupazione? Perché avete notato attraverso le alluvioni che il territorio è diventato più fragile. Ma sicuramente sì, la preoccupazione è legata ai continui eventi di criticità idraulica, legata a notevoli interventi di natura urbanistica fatti nel nostro territorio e che portano in sofferenza soprattutto le aste principali del nostro sistema idraulico. Ed è per questo uno tra questi, il più importante, è il fiume Brenta, che E dice, nel sì. quale si vedono notevoli Segnali. segnali di frane, che è pertanto una grossa preoccupazione se l'abbiamo su questo. Quindi speriamo che anche questa puntata possa servire per così sollecitare un minimo di impegno e di interesse da parte della Regione Veneto, no? Che si deve occupare della difesa del territorio. Certo, sicuramente noi come sindaci della Riviera del Brenta abbiamo inviato un documento nel quale chiediamo alla Regione Veneto di impegnarsi nell'attuare, nel mettere in campo tutte quelle strategie per la soluzione di questo problema idraulico, che è legato sì ai lavori di sistemazione del fiume Brenta, ma anche quello legato alla realizzazione e completamento della sidroviaria, sia Certo. come scolmatore sia come canale navigato. Ecco, questi sono due argomenti legati tra di loro, ma insomma sono sempre argomenti legati alla qualità della vita. Un'idrovia indubbiamente provocherebbe lo sgombro delle strade, dai camion. Ma sicuramente sì, anche questo fa parte di una politica ambientale che tutti i sindaci stanno attuando in questo periodo con l'adozione di provvedimenti di natura edilizia ma anche di natura ambientale. Parlo del patto dei sindaci dove abbiamo un obbligo entro il 2020 di una riduzione del 20% dell'emissione di anidride carbonica in atmosfera e tutta una serie di interventi legati sicuramente all'ambiente. Uno di questi è anche la riduzione del trasporto su gomma. Gomma. Ecco, una battuta veloce, lei ha notato se in Regione Veneto c'è interesse per l'idrovia? Ma guardi, noi abbiamo trasmesso, come dicevo prima, alla Regione Veneto, al Presidente, il documento che tutte le amministrazioni comunali della Riviera del Brenta e del Piovese hanno approvato nei propri consigli comunali. E la risposta dell'assessore Maurizio Conte è stata positiva, dicendo che la Regione tiene conto di questo progetto, tant'è che hanno fatto un bando per la progettazione preliminare del progetto, evidenziando che oltre alla progettazione preliminare che prevede come canale scolmatore anche l'asse idroviario Quindi insomma c'è con un segnale positivo da parte della sicuramente Regione sì. Veneto. Perfetto, grazie Grazie. Sindaco di essere venuto con noi e comunque si continuerà a parlare dell'idrovia di sicuro. Grazie.